Porco schifo. Ciao a tutti ragazzi, qui è Tro Fra che parla. Oggi siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati con un video che avevo già portato un po' di tempo fa. Il video è andato davvero benissimo. In molti di voi mi hanno scritto che si sono spaccati dalle risate, ed è questo proprio quello che voglio fare anche oggi: cercare con voi di morire dalle risate. Perché? Perché andremo ad analizzare una dozzina di carte che voi, sotto lo scorso video, che vi lascerò qui in alto, qui da qualche parte, mi avete proposto, e potrebbero essere nuove carte inserite su Clash Royale. Ovviamente sono carte abbastanza stupide, quindi il livello di ignoranza all'interno di questi commenti è talmente alto che l'unica cosa che si può fare è farci su una risata. Di conseguenza ragazzi, se volete nuovi episodi, oltre a lasciare un bel like, lasciatemi un bel commento in cui mi proponete nuove carte, sempre in questa maniera. Magari riuscirò a farci anche una top 5 delle carte più stupide barra divertenti barra non so cosa che potrebbero essere inserite su Clash Royale. Bando alle ciance, ciancio alle brande, passiamo al video. La prima carta è stata proposta da Zad21 e mi scrive: vorrei la carta Renzi, attacco, lancio un potentissimo shish, fa danno 104 e scaglia le truppe un po' indietro come il bocciatore, quindi le spinge un po' indietro, e quando muore fa è genius. Questo è davvero qualcosa. Ma vi immaginate, voi usate Renzi, shish 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 shish. Lì che va avanti, no, è troppo epico. Che magari qualcuno non era l'unico che mi ha proposto Renzi. Qualcuno mi ha proposto persino che lancia 80 euro per terra e attira le truppe nemiche. Cioè, robe da non credere. La seconda carta mi è stata proposta da Tony Nalli. Nome carta è Volevi. Descrizione: quando un avversario ti distrugge la torre, schiera questa carta e allo schermo dell'avversario uscirà Zeb che dirà è Volevi, e non appena si toglierà le sue torri si distruggeranno, provocando così una vittoria immediata a te. Qualche bestemmia in giapponese o in cinese che arriva a casa tua. Rarità leggendario, costo di elisir 1, però la puoi usare solo nelle emergenze. Danno al secondo tanto e velocità più di Sonic, anzi immediato. Più di Sonic mi è proprio piaciuta. Passiamo così a un altro utente, quindi Lollo Smash ci scrive: io vorrei la carta connessione interrotta, costo 9, effetto fa disconnettere l'avversario. Beh, questa carta la vorremmo in tanti, ma purtroppo dubito che funzioni abbastanza efficacemente, ecco. Altra carta di Diamond Leo ci scrive: barcone di domatore. Carta epica, Salvini, leggendaria, contrasta al balcone di domatore. Contrasta il barcone di domatori. Cosa vuol dire? Il barcone di domatori mi ha steso. Altra carta, Evil Gamer, che qui si torna sul blasfemo. Ci propone Gesù Cristo, costo ovviamente 33, tempo di schieramento 25 dicembre, quindi la si può usare solo il 25 dicembre. Attacco 3000, così a caso. Rarità divina, che è superiore a leggendaria. Può camminare sul fiume, probabilmente, dell'arena 157, mentre nelle altre diventa un elicottero crocifisso, che qui bisogna anche cercare di comprendere un po' come funziona. Credo che la croce faccia da eliche, e quando muore risponda dopo 3 giorni. Efficace contro Satana ma inferiore a Dio, no? Questa, cioè, quando muore risponda praticamente, voi fate un match, che ne so, il lunedì, il giovedì vi ricompare a caso la truppa, quindi avete una truppa a caso che vi ricompare lì nell'arena e risuscita dove era morto. Dopodiché abbiamo Alessandro Tosini che ci propone una nuova carta, Magikarp, costo elisir 0, proprio voi ce l'avete lì nel mazzo soltanto per occupare una posizione. Rarità comune, descrizione: una truppa inutile, sa solo sguazzare e muore dopo pochi secondi. Mi ha fatto ridere quello, sa solo sguazzare, cioè, e muore dopo pochi secondi, è fantastica. Voi, è proprio l'idea che mi fa ridere. Voi la piazzate lì, non vi costa nulla perché vabbè è vantaggioso, però non fa un cazzo, fantastica. Altra carta ci è stata proposta da Gioco Pum, e questa carta davvero io vorrei un'interpretazione vostra. L'orda di hot dog, descrizione: questi oggetti si mangiano con sopra la merda, velocità troppo veloce, danno non si sa, velocità di colpi, usa i piedi, ma cosa vuol dire? Punti di vita, un hot dog equivale a vittoria, cioè direttamente voi lo sganciate e avete vinto. Conteggio per infinito o x infinito, quando viene evocato ti fa vedere davanti un hot dog gigante, elisir 1.
Quando la giochi, l'avversario perde perché ha il telefono rotto per il numero che fanno e poi vinci. Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa significa? Ma non è italiano. Questo non è neanche. Non lo so. Ho la carta hot dog. Proporrete la Supercell la carta hot dog. Hashtag voglio la carta hot dog. Fantastica. Dopodiché abbiamo Johnny o Johnny 2. Anche l'orda di scintille non sarebbe male. Evoca 21 scintille e poi niente. L'avversario rage quitta e va a impiccarsi in giardino. Ma proprio così. Tale proprio liscio, diretto, onesto, ci sta. Altra carta fantastica, questo mi è piaciuto davvero tanto. Loris Magic gli dice: vorrei l'acqua, ho sete. Poi arriva Matteo 8: vorrei il culo. Io davvero, ragazzi, non capite quanto mi sono messo a sboggiare quando li leggevo. Fuck01 ci scrive: Berlusconi, carta leggendaria. Luba l'elisir all'avversario, con il quale corrompe le truppe nemiche che diventano alleate. Costo elisir 9. La politica non fallisce mai all'interno delle carte di Clash Royale. C'è sempre qualcosa. Politica, blasfemia, quindi religione, ci sono sempre. DJ Smile 24, carta kebabaro. Oddio, ragazzi, anche i kebabari qui, quando ve l'ho proposto, i kebabari erano i più frequenti, vi giuro. Chi lanciava la cipolla, chi lanciava le salse allo yogurt, chi lanciava le patatine, chi lanciava i panini al kebab, non lo so, ma ogni kebabaro aveva un potere diverso. Io qui ne ho scelto uno, ma ringrazio tutti quelli che hanno proposto il kebabaro sotto casa, perché si vede che davvero ci tenete a farlo entrare nei deck di Clash Royale. Carta kebabaro, tipo epica. Abilità spona dei barbari, tra parentesi 3, specifichiamo, che sono incazzatissimi perché hanno il kebab con la cipolla e lo volevano la patata nera. E quando muoiono rilasciano una furia, come il moscaiolo. Immagino sti barbari che vanno in giro col kebab. Non volevo cipolla. Vabbè. Flavio Pertuzzello dice: Dio, e ci sta, Dio torna sempre. Essendo misericordioso, cura le torri nemiche e gli regala l'energia. Cioè, così voi lo sganciate, lui è misericordioso, quindi cura le torri nemiche. Effetto a vostro favore se non bestemmiate. Se entrambi i giocatori bestemmiano, tira un calcio in culo, tra tutto attaccato, detto con un'ignoranza incredibile, ad entrambi i re. Fate voi. Fate voi, è come dire, fate voi se vi conviene bestemmiare o no con questa carta, non lo so. Sans the Skeleton ci propone una carta che credo che sia una tra le ultime. La carta di Jerry Scotti. Fa un quiz all'avversario. Se indovina, non succede niente. Quindi se indovina, inutile. Cioè, proprio gli compare la schermata del quiz. Se perde, tutte le sue truppe cadono nella botola di caduta libera. Immaginate un cinese che si arriva lì, la faccia di Jerry Scotti. Te, ma quando è avvenuta la conquista di Roma da parte di sti piselli? E non lo so, tac, tutte le carte nella botola. No, io non ho parole, ragazzi. Niente, ragazzi, il video termina qua. Io mi sono sparato tante di quelle risate che voi non avete idea. Spero che vi sia piaciuto, spero che lasciate un bel mi piace e un bel commento proponendomi nuove carte che potranno essere inserite in una top 5 ufficiale sul mio canale. Dato ora fai tutto, lasciate un bel mi piace, seguitemi su Instagram e su Telegram per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo alla prossima.